c'è Thomas. Sapevo che non mi avreste fatto partire senza salutarmi. Ci hai regalato il più bel ricordo, le note di questa canzone. Aiutare gli amici ci ricorderà te, come hai fatto tu con Thomas e me. Ci hai regalato il più bel ricordo, il tempo che hai trascorso insieme a noi. Non scorderemo con Thomas ti sei perso in miniera. Io non me lo scordo. Ci hai regalato il più bel ricordo, sei tu. Mi avete regalato il più bel ricordo, siete voi. Ci hai regalato i treni sul metallo. I treni sul metallo fanno brum, è musica anche questa qua. Sulle cassette ganci fan gong, gong gong gong, gong gong gong. Sulle cassette ganci fan gong, è musica anche questa qua. Il vento nei tubi fa whoosh 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 whoosh. Il vento nei tubi fa whoosh whoosh whoosh, è musica anche questa qua. La mia campanella fa din din din, din din din, din din din. Mi porta fortuna e si sa, è musica anche questa qua. Ascolta bene, scoprirai, scoprirai, scoprirai. Ascolta bene, scoprirai, è musica anche questa qua. Perché ci tieni così tanto? Quella latta è vecchia, incrostata, un po' malandata. La mano lei non ti darà e non è dorata. Oh, di compagnia resta lì impietrita, è una latta arrugginita. Anche se scricchiola un po' e sta ferma, lo so, ma se le dici un segreto, se lo tiene per lei e non ti abbraccia però, resta sempre con te, è la mia latta arrugginita. Bam 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 bam, è solo un pezzo di latta. So bene com'è fatta. È disgustosa, appiccicosa e brutta. È un po' strano, lo so, ma è importante per me. La mia latta è il meglio che c'è. Oh sì, la mia latta mi manca un po'. La tua latta arrugginita. Vi state comportando da sciocchini. A tutti capita di arrabbiarsi, avete solo del vapore da sfogare. Vapore da sfogare? Quando tutto ti va storto e la pioggia ti bagna un po'. Se discuti col tuo amico e dai una giornata no, c'è un piccolo trucchetto per sentirti più leggero. Ed è facile così e ti togli ogni pensiero. Tu sfoga il vapore. Se ti arrabbi o sei nervoso, certo bene non ti fa, ma basta un piccolo e passerà, è una grande verità. Tu sfoga il vapore. Non essere triste, piangerti addosso, urlare disperato, più non posso. Fai una corsa, spara fuori il vapore. Ma se ti va puoi ballare per ore. Ora sai cosa fare, tu sfoga il vapore. Tu sfoga il vapore. Tu sfoga il vapore. Thomas, queste mucche non si porteranno da sole alla fattoria di McCall. Andiamo! Oh oh, aspetta! Che succede? Non riesco a sbuffare né a fischiare perché ho finito l'acqua. Io sono un diesel, a me non serve l'acqua.
Vediamo se mi prendi. Ecco fatto. Scusate, mucche, ma dovevo sbrigarmi. Per le rotaie arrugginite ho il ghiozzo. Ciao, Thomas. Per caso c'è un'enorme gallina qui da queste parti? No, sono io. Ho caricato l'acqua troppo in fretta e mi è venuto il singhiozzo. Caspiterina, così non posso fare la consegna. Oh, so che gli sbuffi di vapore aiutano. Fai così. Forse ha funzionato. Ora le mucche hanno il singhiozzo. Oh, è un vero spauzzo. Un bello spavento fa sparire il singhiozzo. Ha funzionato. Per fortuna noi locomotive diesel non abbiamo mai il singhiozzo. O forse viene anche a noi. Se salti fuori dal nascondiglio e mi spaventi, vinci tu. Ma se io riesco a trovarti e coglierti di sorpresa, vinco io. Ecco perché si chiama nascondino e sorpresa! D'accordo, mi nascondo prima io. Pronto? No, sta venendo a trovarti e sorprenderti! Sorpresa! Sorpresa! Ho vinto io! Ok, tocca a te nasconderti! Ho trovato un nascondiglio perfetto in cui Percy non riuscirà mai a trovarmi! Sorpresa! Scusa, ma il nascondino è sorpresa! Ricordi? Adoro questo gioco! Percy non riuscirà mai a trovarmi qui dentro! Sorpresa! Qui di sicuro non mi troverà mai! Sorpresa! Ah, diesel sotto copertura! Sorpresa! Questo è il nascondiglio perfetto! Sorpresa! Stavolta non riuscirà a spaventarmi! Lo prenderò io alla sprovvista! Ce l'ho fatta! Sorpresa! Diesel, sei stato bravissimo! Sorpresa! Uffa, non c'è nessuno che può giocare con me. Volevo un'avventura da vivere per me, ma da solo, io lo so, non mi divertirò. Più solo di così non mi son sentito mai. Senza amici insieme a me la vita è fatta di guai. Così solo, così solo. Se a te raggiungi uno, tu uno sempre avrai. Ma in fondo l'importante è star bene con chi stai. Così solo, così solo. Ma usando un po' di fantasia mai più mi sentirò così solo. Cosa è appena successo? Navigare in sette mari puoi diventare un grande re. Con un razzo puoi partire e l'ignoto esplorare. Ehi, Thomas! Hai una lampadina anche tu? Sì, per il faro. La tua è per il ballo al porto di Brandham? Sì, non vedo l'ora! Visto che andiamo dalla stessa parte, vuoi fare una gara? L'ultimo che arriva è una lampadina rotta!
Diesel, le lampadine sono fragili, non possiamo fare una gara! Oh, devo raggiungerlo e avvertirlo! Diesel, rallenta! Non dobbiamo rompere le lampadine! Bel tentativo, Thomas! Cerchi solo di ingannarmi per vincere la gara! Non devo ingannarti per vincere contro di te! Ehi, non è giusto! Permesso? Permesso? Scusatemi! Scusatemi! È stato divertente. Diciamo che siamo pari. Certo, ci vediamo stasera al bar. Non vedo l'ora. Chi è pronto a ballare? Io lo sono, io lo sono. Ai. Quella non è la lampadina per il ballo. È la lampadina del faro. È vero. Ma se noi abbiamo questa lampadina? Qui c'è qualcosa che non va. Io e Diesel ci siamo scambiati le lampadine. Oh no, le navi hanno bisogno del faro, quindi non possiamo cambiare le lampadine fino a domani. Se non possiamo cambiare le lampadine, dobbiamo solo cambiare il posto in cui si terrà il nostro ballo. Questa sì che è una festa. Va dritto al porto e fa molta attenzione. Vogliamo fare una sorpresa a Sir Topham Hutt quando torna sull'isola. Non preoccuparti, farò molta attenzione. I coriandoli, no! Qual è il problema, Diesel? Credevo che tutti adorassero i coriandoli. Tutti quanti adorano i coriandoli, ma non nelle griglie di ventilazione. Thomas, ti avevo detto di fare attenzione. Ma ho fatto attenzione. Devi fare ancora più attenzione. Devi fare attenzionissimo. Oh, oh. Ne ho perso qualcuno. Ora ricorda! Ehi, dove è andato a finire il vagone dei coriandoli? Eccolo! Andiamo! Fate attenzione, o i coriandoli usciranno di nuovo! Aspetta! Sandy ha ragione! Dobbiamo fare attenzione! Io sto facendo attenzione! Oh no! Come hanno fatto a non uscire? D'accordo, adesso la situazione è ridicola! Non sembra che stiate facendo attenzionissima! Salve! Bentornato, Sir Topham Hutt! E sorpresa! Ci penso io! Lasciate fare a me! Sono molto impegnato, devo scappare! Ciao, ciao! Ai coriandoli? Non capisco. Prima è bastato che io... Non dirlo più. Tutti quanti adorano i coriandoli. No, coriandoli. Siamo pronti a partire. Aspetta, ho una ruota fissata male. Sì, molto male. Ehi! Nessuna crepa, bulloni stretti, non si muove. Ruote come nuove. Andiamo, amici. Il viaggio per Arwick è lungo. Oh, non ho nessuna voglia di farlo. Fatti venire un'altra idea. Thomas, credo che il mio asse si sia rotto. Un asse rotto è una cosa terribile. Sì, ma in realtà il tuo asse è a posto. Beh, la mia caldaia ha una perdita. I vagoni non hanno la caldaia. È vero, ma i miei sostegni sono troppo sostenuti. Non significa niente. Non perdiamo tempo. Su, andiamo! Oh, bulloni! Thomas, il tuo aggancio si è allentato. No, sono stato controllato e ricontrollato. Ma è vero questa volta? Accidenti, questa è tutta colpa mia! Sì, è proprio tutta colpa tua! Ah!
pensavo stesse mentendo di nuovo sul mio gancio rotto. Il tuo gancio si è rotto? Oh, questo è grave. Ma noi lo aggiusteremo. Come non crederti, Sandy? Ti avevo detto di non fingere di essere rotto. Sei stato il primo a fingere di avere una ruota rotta. Beh, tu hai finto di avere una caldaia che perdeva. I vagoni non hanno la caldaia. La prossima volta, limitiamoci ad andare ad Arwick. Beh, questo sì che è davvero un bel guaio. Ciao, Gordon. Va tutto bene? No. Io e Thomas stiamo consegnando delle tavole in fondo alla miniera, ma il mio faro si è appena rotto. Senza non posso unirmi a lui. Oh, beh, posso aiutarti io. Resta vicino a me. Illuminerò la via. Grazie, Mia. Ma fai attenzione. Questa miniera può essere un posto pericoloso. Oh, attenta, Mia! Un vagone fuori controllo! Gordon, quello è il tuo vagone! Il mio vagone? Oh, sì, dobbiamo recuperarlo! Da questa parte! Qui! Eccolo là! Oh. Siamo vicini! Oh. Andiamo! No! Oh. Oh! Avevo dimenticato quanto fosse bella la grotta dei cristalli! È incredibile! Ups! Questa miniera è già abbastanza spaventosa così com'è, Nia. Grazie mille. Mi dispiace, è solo un piccolo contrattempo. Credo che il tuo carrello sia finito qui. Oh! Che cos'è stato? Uno dei cristalli. Si illuminano. Oh! Andiamo, la grotta dei cristalli ci aiuterà a trovare il tuo vagone e uscire. Oh... Ding, ding, dong, ding! Wow! Abbiamo trovato il mio vagone! Sì! Cosa state facendo? Andiamo! Guarda! Su, fatemi provare! Direi che possiamo ballare fino alla consegna! Oh, sì! Stai bene, Percy? Qui è ancora più buio! Beh, però... Lo so, gli agenti segreti adorano il buio. Un agente, tu lo sai, non teme il buio mai. Anche al buio, tu lo sai, il mistero svelerai. Quando è buio vivrai missioni avventurose. Un agente, tu lo sai, non deve aver paura. Troverai nella notte ancor più scura. Quando è notte scoprirai cose molto misteriose. Quando è buio vivrai missioni avventurose. Un agente tu lo sai, non teme il buio mai. Un agente tu lo sai, non teme il buio. Panchina! È più di una panchina, lo sai perché? Ti farà sentire come un re. Su, provala anche tu, riposaci un po' su e ascolta una canzone che non scorderai mai più. La canzone di Sodor, Sodor canta così. Ascolterai una canzone che parla di Sodor e parla anche di te. Su, forza, vieni a cantare la tua vita. Canta così. Alla fine dell'arcobaleno mi chiedo cosa ci sia. Nessuno lo sa cosa ci troverà, ma ho un'idea.
fine dell'arcobaleno. Ehi, 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 aspetta un attimo. Allora, la casa è qui, ma l'arcobaleno è laggiù. Adesso non ti sembra molto più lontano rispetto a prima? Sì, è vero. Beh, non possiamo lasciarlo fuggire. Andiamo! Hey! Alla fine dell'arcobaleno, che sorpresa troveremo? Hey! Alla fine dell'arcobaleno, che c'è? Guarda, sono le vecchie traversine del binario. C'è qualcosa di molto strano. Hey, guarda laggiù! Alla fine arriveremo di certo fin laggiù. Siamo così vicini, non resistiamo più. Sfreccia e va, sfreccia e va a Bigar Star. Oh no, anatre sui binari! Ah, è il mio carico! Phew. Atterraggio perfetto! Treno di passaggio! Scusate, ma devo portare questo carico a Bigar Star. È ora di spostarsi? Vado di fretta! Paperelle, è ora di andare! No? D'accordo, allora! So io cosa fare per farvi spostare! E ora largo! Buongiorno, Nia! Oh, ora è scattato il semaforo rosso! Quando la luce diventerà verde, devo ripartire! E ora so! Fermi! Mi fate il solletico! Ah, semaforo rosso, grandioso! Nia, è scattato il verde! Smettila di giocare con quelle papere e parti! Molto divertente! Ora fammi uscire! Oh, scusa, devo andare! Ma io devo andare a Bigar Star! Ho io il piano perfetto! Questo sarebbe il tuo piano perfetto? Sì, sei tenero! Ma così mi fai il solletico! Smettila, ok? Ok! Non per Ultra Thomas! E allora forza e coraggio, Thomas! Voglio dire, Ultra Thomas! Se io fossi un super treno, a tutti darei una mano. Ovunque un aiuto servirà, con la super velocità! Wow! Ops! Se io fossi un super treno, userei il super vapore per sconfiggere il male. È invisibile diventare! Non vedo più né te né me! Se tu fossi un super treno, saresti così speciale. Ma se ci provi a pensare, chiunque lo può diventare. Sarei forte, saprei volare. Un super treno voglio diventare. Sarebbe bello, è vero, però sei già speciale, e questo lo so. Se fossi un super treno sarei molto famoso. Ma anche senza superpoteri tu sei me. Questo lo vedremo! L'ultimo che consegna il carico a Whiff è un bullone arrugginito! Oh, questa non posso perdermela! Andiamo! Oh, io lo so, e lo sai tu, che non mi batterai mai più. Salgo, scendo, curvo e freno, e consegno in un baleno. Oh, io lo so, e lo sai tu, ti posso sorpassare, mia locomotiva blu.
sai tu. La promessa conta di più. Noi lo sappiamo e lo sai tu. Ti spingeremo fin lassù. Ed ecco l'ultimo pacco. Mi serve una bella dormita. Per tutti i bulloni devo fare un pisolino. Magari potrei riposare un po' qui. Oh, troppe farfalle! Oh, questi alberi sembrano belli. Forse potrei fare un pisolino qui. Oh no! Troppo spaventoso! Qui c'è un bel sole splendente, niente rumori paurosi e niente farfalle. È ora di dormire. Troppe pecore! Troppo sonno! Uffa! Cos'è questo odore? Oh, è solo una puzzola! Una puzzola! Puzzola puzzolente, puzzola puzzolente! Volevo solo trovare un posto tranquillo per fare un bel pisolino. Tranquillo, amico. Conosco il posto perfetto. Non c'è posto migliore per dormire di casa. Magnifico! Mi dispiace tanto, Thomas! La colpa è anche mia. L'avremmo dovuto restituire immediatamente. Sono così triste perché... Oh, campanaccio, Percy non ti ha più ridato a me. Prestarlo è stato bello, sì, ma non doveva andar così. Percy non ti ha più ridato a me. Ti presto una cosa, ma la regola è... Tu poi devi ridarla a me. Mi manca così tanto il mio campanaccio. Mi manca tanto, ma so che... È giusto condividere. A tutti piaceva il tuo din don dan. I bravi trenini questo fan. Quando prendono in prestito sempre lo restituiscono. Io avrei fatto così. Oh campanaccio, io sono triste perché... Oh campanaccio, Percy non ti ha più ridato a me. Posta lungo la ferrovia è in assoluto la cosa più bella che ci sia. Ciao Percy, oggi sembri molto felice. Mi resta un'ultima consegna. È un palloncino molto speciale per Sir Topamart. Guarda. Oh no, sta volando via. Devo assolutamente recuperarlo. Andiamo. Ancora, ancora, indietro, indietro. Coraggio, ci sei quasi. Dobbiamo riuscire a riprenderlo. Non l'ho preso. Ehi, torna subito qui. Dobbiamo riprenderlo. La festa di Sir Topamart sarà rovinata. Seguiamo quel gabbiano. Ehi, ciao ragazzi. Scusa, Cranky, potresti sollevarmi vicino a quei gabbiani? Io suppongo di poterlo fare. Percy, ma tu soffri di vertigini. Che stai facendo? Io devo consegnare tutta la posta e quindi anche il mio... Oh! Palloncino! Ah, preso! Oh, ora mettimi giù! Sei stato incredibile e coraggioso. Avanti, ora consegniamo il palloncino. Coraggio, amico, ti aiuto io. Sir Topamart, ecco la sua consegna speciale.
Oh, sì, perfetto, ti ringrazio. Lo vado subito ad aggiungere agli altri. Oh, ho detto gli altri? Ecco fatto, magnifico. Cielo. Ragazzi, potete aiutarmi? Seguiamo Sir Topamat. Oh, cielo. Stia tranquillo, Sir Topamat. Lo riporteremo alla festa. Grazie dell'aiuto con il carico, Carly. Non c'è problema, Cranky. Caricare Bullstrode è divertente. Stai a guardare, Sandy. Bel sollevamento, Carly. Magari un giorno anche tu sarai forte come Cranky. Forte come me? Io non credo. Ah, sì? Beh, e se facessi così? Era un carico molto pesante, Carly. Era davvero molto pesante, Cranky. Tu sai fare di meglio? Certo che sì. State a guardare. Vacci piano con me. Caspita, tu riesci a sollevare di più, Carly? Non era niente. Che mi dici di questo? Scusatemi, ora potete smetterla? Ragazzi, io sto... Prendi questo! Ah, sì? Ehi, Carly, provo a sollevare questo. Fatemi scendere da qui! Ti salvo io, Sandy! Ecco fatto. Temo proprio che le cose non si stiano mettendo bene. Oh no, Bullstrode! Oh, scusa, amico. Tutto questo trambusto era veramente necessario? No, non era necessario, ma è stato incredibile. Ah, adesso basta gareggiare. Facciamo gioco di squadra, non deve essere sempre una gara. Oh no, e adesso come facciamo? Ci penso io. Ops. Forse ho sbagliato. Beh, direi che la gara di sollevamento è finita in parità. 5. A vapore! Portiamo la casa a destinazione, amico mio. Diamoci dentro, amico. Mai che due tipi come noi possano fare squadra e poi divertirsi così. In ognuno puoi trovare un amico che divida le rotaie con te. A volte è dura sapere che il tuo migliore amico non c'è. Allora lascia che nuovo amico faccio un po' di strada con te. In ognuno puoi trovare un amico che divida le rotaie, moltiplichi le gioie, divida le rotaie con te. Ecco qua, Thomas. Adoro la sensazione di essere pulito dopo un bel lavaggio. Ok, Sandy, è il tuo turno. No! Non voglio fare il bagno! Avanti, Sandy! Non vuoi essere pulita come me? No! Mi piace essere infangata, è il mio look! E poi, presto vi sporcherete un'altra volta. Ora ti propongo un patto. Se io resterò pulito tutto il giorno, allora tu dovrai farti un bel bagno. Abbiamo un accordo. Spero tu non debba consegnare qualcosa di sporco oggi. Maiali! Oh, bulloni! Scommetto che non resterai pulito. Devo portarli alla fattoria. Non rotolare nel fango con loro. Buona fortuna! Ah, che magnifica giornata limpida e scintillante. Facile, facile. E luccico ancora come un fischietto. Su, divertetevi! Maialini, attenti! Oh, bulloni! Thomas, ma cosa ti è successo? Sono caduto nel fango e avevo scommesso con Sandy che sarei rimasto pulito.
Sì, sapevo che avrei vinto. Beh, perché non fai un altro bagno prima che lei ti veda? No, devo dirle tutta la verità. Stai forse cercando la vincitrice? Sono proprio qui. Oh? Oh! Fango. Guardate, sono tutto pulito. Mi laverò anch'io, se posso farlo in questo modo. Diamoci una pulita. Andiamo, era molto divertente. Quando ridi puoi cambiare la tua giornata sfortunata nella più bella sframpagliata. Da un sorriso a una risata la distanza è fatta. E con noi ce la farai, io lo so. No. Il binario della risata è speciale. È meglio di una gru per sollevare il morale. Oh! E quando ridi puoi sentire che tutto fila al modo giusto. Sarei stata un po' triste senza gli amici per festeggiare. Ora mi voglio divertire e sai perché? Con gli amici è più speciale. Amici come te e te e me. Amici miei, ora voglio festeggiare con questa allegra melodia. E con voi, cari amici miei, per sempre magnifico! Mi dispiace tanto, Thomas! La colpa è anche mia. L'avremmo dovuto restituire immediatamente. Oh, campanaccio, io sono così triste perché... Oh, campanaccio, Percy non ti ha più ridato a me. Prestarlo è stato bello, sì, ma non doveva andar così. Percy non ti ha più ridato a me. Ti presto una cosa, ma la regola è: tu poi devi ridarla a me. Mi manca così tanto il mio campanaccio. Mi manca tanto, ma so che è giusto condividere. A tutti piaceva il tuo din don dan. I bravi trenini, questo fan. Quando prendono in prestito, sempre lo restituiscono. Io avrei fatto così. Oh, campanaccio, io sono triste perché... Oh, campanaccio, Percy non ti ha più ridato a me. Per svolgere la mia attività ci vuole velocità! Treno. Quello sì che è tanto fieno! Ma io sono sfortunato, il mio gancio è andato! Alle mucche serve questo fieno! Gli arriverà in un baleno! Glielo porto io! Attenta a quel che fai mentre vai! Ricorda, la pila è alta! Ti ho avvisata! Una mossa sbagliata! E l'intera consegna sarà rovinata! Ricevuto! Ma ora mi conviene andare! Ci sono delle mucche da sfamare! Oh oh! Cane,
galleria. Ferma subito il tuo viaggio, così perderai il foraggio. Come va, buoi? Ho del buon cibo per voi. Cosa? Tutta questa faticaccia e non ce n'è più traccia? Se vuoi ti do un aiutino, e forse questo è il tuo bottino? Sono andata troppo veloce e ho perso il mio foraggio. Ma i tuoi amici sono corsi al salvataggio. Assolutamente sì. Grazie per avermi aiutata con il mio carico di fieno. Ma ora sono di nuovo in pista. Ho imparato che il carico non va perso di vista. Wow, è così grande. Ma noi possiamo farcela. Ne sei proprio sicuro, Thomas? Sappiamo cosa fare ai passaggi a livello. Ci fermiamo, guardiamo e ascoltiamo. Miei amici, scusate per il ritardo. Ciao, Diesel. Non fa niente. Puoi portare il trattore. Cosa? Quel piccolo trattore? Ci vediamo là. Ok, dobbiamo essere prudenti e divertirci. Facciamo un gioco? Luce rossa, luce verde. Luce verde! Dobbiamo essere prudenti? Grazie, Cranky. Mi raccomando, fa attenzione. Thomas, ascolta. Mia, guarda. Luce rossa! Pulcini, non lo sapete che è pericoloso giocare sui binari? Adesso via. Luce verde. Adoro questo gioco. Ciao, Pulcini. Luce rossa! Luce verde! No, Diesel! Luce rossa! Bel tentativo! Diesel, stai bene? Mai stato meglio? Diesel, devi fare attenzione davanti ai passaggi a livello. Quando le barriere sono abbassate, devi assolutamente fermarti. E non provare mai ad attraversare quando arriva un treno. Luce verde! Luce verde! Da adesso in poi sarò sempre super prudente. Luce rossa! Sembra che qualcuno abbia lasciato aperto il cancello e che le mucche siano sopra ai binari. Pessima mossa! Wow! Accidenti, sei veloce! Riuscirò a batterla in una corsa intorno a Sodor. Khan ha detto che posso stabilire le regole. Davvero? Esatto! Ok! Un giro di tutta Sodor. Il primo che torna da Percy vince. Partiamo quando vuoi! Prima regola! Partiamo quando Percy dice via. Allora, quando partiamo, Percy? Quando io dico via? Ha detto via! Gli lascio fare le regole, altrimenti non avrebbe possibilità. Ci si vede! Ci vediamo al traguardo! Oh, no! Che succede, Diesel? Succede che tu stavi vincendo, almeno fino adesso! Bel tentativo! Nuova regola! Tu devi fare il percorso più lungo! Non c'è problema! Ciao! Come sta andando? Ah, nuova regola! Puoi usare solo le ruote su uno dei due lati! Questo lato o quest'altro? Nuova regola! Devi viaggiare all'incontrario! Oh, Diesel, rassegnati, sono più veloce di te, ma tu sei più forte di me. Che ne dici di correre insieme e finire in parità? Nuova regola! Chiunque arrivi secondo, vince! D'accordo! Sei più forte e più pesante! Quindi è più difficile fermarsi! Ti senti bene? Sì, ma... la prossima volta sarà una sfida di forza! D'accordo, ma sarò io a stabilire le regole! Va tutto bene, Percy! Tutti hanno un po' paura,
ma alcuni ne hanno un po' di più. E tu lo sai, al buio svengo e temo i panda allo squalo bianco. Tu hai paura dei panda? Sono orsi, Nia. I panda sono orsi. Sì, ma sono più simili a dei procioni. Oh, i procioni sono così carini. Allora, come non detto, adesso mi piacciono i panda. Tutti hanno un po' paura, anche se dicono di no. E la cosa più paurosa per me, montagne russe mi spaventano. Ma proprio come i panda, più ne sai e più coraggio avrai. A tutti succede aver paura, è normale. Dei robot! Fantasmi! Uccelli! Aspirapolveri! Sì, a tutti succede aver paura, è normale. Alla tua velocità il coraggio crescerà. Affronta la paura e affronta l'avventura! Te lo diciamo chiaro! Noi non ti abbandoniamo! Non riuscirei mai a prendermi, Drago! Scommetto che non mi prendi, Drago! Oh no! Attenzione! Il drago sta volando via! Coraggio, cavalieri! Andiamo a catturare il drago! Ura! Deve essere frutto della mia incredibile fervida immaginazione. Ah, ma certo, è solo un drago. Un drago? Fuggite! Ah! Drago avvistato, laggiù! Seguitemi, cavalieri, andiamo a salvarlo! Ah! Aiuto! Ups! Di qua, cavalieri! Ah! Siamo venuti a salvarti dal drago volante! Mettetevi in salvo e... cosa? Drago catturato! Giocavamo con il drago! Ma ci è scappato! Ora capisco! Beh, magari questa volta uno di voi può essere il drago e il sottoscritto sarà il bellissimo nonché coraggioso e invincibile cavaliere! Stavolta il drago lo faccio io! Drago? Hai forse detto drago? Fuggite! Fuggite! Andiamo, cavaliere Kana! Salviamo il regno da quella feroce bestia! Fammi strada! All'attacco! Ho trovato! Possiamo cantare una ninna nanna, così non si sveglieranno! Vale la pena tentare! Dormi, dormi, ciuf, ciuf, dolce mio trenino. Thomas, Thomas. Dormi, dormi, ciuf, ciuf, il binario è il tuo lettino. Sta funzionando, Thomas. Dormi, dormi, ciuf, ciuf, a vapore lento va. Questo treno dorme già. Continua a cantare, Thomas. Al mattino ti sveglierai e veloce correrai, ma la notte tu sai che puoi dormire come un re. Dormi, dormi, ciuf, ciuf, la luna in cielo sta. Dormi, dormi, ciuf, ciuf, questo mio trenino dormirà. Sapete? Non fa niente! Davvero? Sì, ho commesso uno sbaglio, ma questa è la mia occasione per rimediare. Come fa un vero numero uno? Per essere il numero uno io credevo
bastasse solo essere potenti e pronti a grandi sforzi, andare più veloce di tutti, brillare di colori scintillanti, arrivare primi in ogni situazione. Ma per essere davvero il numero uno serve di più. Essere il numero uno non è semplice, perché devi aiutare sempre tutti, pensare prima al bene degli altri, sapere quando scusarsi e sempre gentile mostrarsi. Io so che c'è un lato migliore in me, un amico sincero è un trenino numero uno davvero. Tutti possono cadere ed io voglio aiutare come fa un trenino numero uno. Che spasso! Che cosa facciamo? Inseguiamo una farfalla. Oh, adoro le farfalle! Sono così delicate, ma volano, volteggiano e virano! Lo so! Adesso sto cercando una skipper di Sodor. Una skipper di Sodor? Credevo che stessimo cercando farfalle! Esatto! Una skipper di Sodor è una farfalla molto grande e viola. Viola? Come me! Elettrizzante! Qui non c'è. Oh, eccola lì! È stupenda! Che si spaventano facilmente! Magari non sono abituate a trenini veloci come te. Hai ragione, cercherò di rallentare. Quella farfalla laggiù è viola! Sì, già, è una skipper di Sodor! Oh! O almeno lo era. Forse lei ti ha sentito arrivare? Potrei aver fatto troppo rumore. Ok. Dobbiamo avvicinarci lentamente e in silenzio. Oh, guarda da quella parte! Dove? Piano, pianino. Un po' più vicino. Ancora un pochino. Oh, è davvero bellissima! Ed è perfettamente viola! Attenzione! Oh! Ho paura che anche se ci avviciniamo lentamente in silenzio finiremo sempre per spaventare le farfalle skipper di Sodor. Ma io mi sono divertita comunque. E hai una sulla testa. Elettrizzante. Fantastico. Hai ragione. È pieno di curve pericolose. Come faremo a tenere al sicuro il mio carico fragile? Beh, dovremo solo unire i nostri cervelli e farci venire una nuova idea. Se ci impegniamo, sì, troviamo un piano B. Sì! O C, o D. E se ci impegneremo, questa consegna faremo. Mi è venuta un'idea! Zucchero, farina, possiamo usare per fermare tutto quanto il resto, sistemando gli ingredienti nel modo giusto. Oggi sulle rotaie ci sono soltanto io, proprio come piace a me. Mamma! Mamma! Cosa? Mamma! Non sono la tua mamma, tu cerchi qualcuno con le piume che fa ah, ah, e... Mamma! Oh? No! Mamma! No! Mamma! No! No! Mamma! Proprio non ti vuoi arrendere, eh? Come ti chiami, piccoletto? D'accordo, ti chiamerò Wilson. Ciao, Wilson, io sono Diesel e ora noi due siamo amici. Prossima fermata, porta di Brendan per trovare la tua... Mamma! Non sono la tua mamma. Direi più un fratello maggiore. Mamma! Oh. 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 Wilson, devi stare più attento! Mamma! No!
direi più uno zio incredibilmente forte. Non temere, Wilson. Troveremo la tua mamma qui. Mamma! Ehi, Diesel, si direbbe che hai a bordo un passeggero. Sto cercando di ritrovare la sua mamma. Beh, sono felice che abbia trovato la sua mamma. Crescono così in fretta. È dura vederli lasciare il nido. Hai fatto una buona azione, l'hai aiutato a trovare la madre. Sì, forse hai ragione. Bah, vado a ritirare la prossima consegna. Mamma! Non dovrebbe essere qua giù. Dovrebbe essere allo stagno delle anatre. D'accordo, anatroccolo. Ti porto a casa. Il lavoro di una mamma non finisce mai. Sì, sei molto carino. Accendi il fuoco, bevi sidro, le foglie stan per cader. Dai, comignolin, esce fumo che odor di torte. La luce accesa alla finestra scalda il cuore. Diventan più corti i giorni perché il bello dell'autunno questo è. Foglie tingono di rosso il bosco perché, perché ho tu uno. Oh. Rastrellare foglie è bello, puoi saltarci su. Far salti pericolosi, dipende tutto dal bene che fai e dall'amore che dai. Se sei spericolato non è un gran pregio, senza paura non serve coraggio. Essere sinceri e impegnarsi di più, so che puoi farlo pure tu. Senti! Oh, ciao Carly, come stai? Oh, perché mai hai tutte queste cose? Me lo dici! Oh, sono tutte cose davvero importanti! Tu non le usi, ma puoi portarle a Wilf così qualcun altro le userà e le riciclerà! Oh, ottima idea! Sai che c'è? Portiamo tutto al centro di riciclo di Wilf! Ok! È tutto pronto per essere ordinato e riciclato. Addio, bici! Spero che qualcuno ti trovi e ti ami. Queste ruote saranno perfette guarnizioni. Addio, vecchio monitor del computer. Ehi, posso usarlo per il mio grassificatore. È davvero un'ottima idea liberarci di tutte queste cose. Addio, frigo. Questo è ancora utile. E addio, scarpa. Unisciti alle altre. Cosa? Oh, dove sono le altre? Oh! Beh... io non ho intenzione di sprecarle. Voglio soltanto riutilizzarle per me. Sul serio? O finiranno tutte sparse ovunque un'altra volta? Non so se mi aiuterai, perché tu sei molto brava nell'organizzazione. Ok. Evviva! Ancora una cosa e... ta-da! Grazie, Carly. E guarda, ho fatto questo per te. Hai davvero riutilizzato quel vecchio stivale e hai creato una cosa magnifica. E posso metterla quassù. Carly, no! Oh. Sandy?
Forse potrei riutilizzare un po' d'aiuto?